Buongiorno ragazzi, buongiorno, è un buongiorno veloce perché è molto pericoloso qua. Purtroppo questa fabbrica qui copre dietro un vulcano attivo, porcaccia miseria, c'è proprio qua dietro, c'è un vulcano che sta fumando come una ciminiera. In realtà sarebbe stato laggiù, ma cosa vedi? Niente vedi. E adesso ho già smesso di fumare. Però vedete quel fumo proveniva dal vulcano. Madonna, fra un po' mi uccidono. Fa bestemmiare, il traffico mi fa bestemmiare. In teoria arrivava dalla punta qua più in basso. L'ho vista proprio esplodere e fumare mentre passavo dalla fabbrica. Adesso ovviamente che potrei mettermi lì e fare una foto. È già terminato, va bene, continuiamo. Va bene, non era destino, non era destino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Giornate fumose. Dove dorme? E dorme come un ghiro, eh? Come un ghiro. Con tutto il traffico che passa. Come fa? Non ha neanche i tappi. Incredibile. Che bordello. Una pregunta. ¿Quién contigo? ¿Puede hacerla para mí? ¿Sí? ¿Quiere de asiento? Sí, sí. ¿De asiento? Sí, sí, está bien. Ho appena dato da mangiare, mi sono fermato per il wifi del McDonald's e c'era il ragazzino che puliva le scarpe. Ho appena dato da mangiare, gli ho fatto comprare un menù bello gigante, così adesso può lavorare panza panza piena, perché la sua età lavorare così sodo e dover chiedere ogni secondo a un cliente mentre gli altri mangiano di lavorare è veramente una cosa, e lavora sodo, eh. Wendy, Taco Bell, pazzesco, Burger King laggiù, Pizza Hut. Madonna, Pizza Hut è enorme. Comunque sì, ogni tanto per un viaggiatore tipo il bagno, internet possono far piacere, eh? Anche perché tutti questi, queste catene fuori hanno tutti, tutti quanti, ma anche i benzinai hanno la guardia, quindi tu lasci la bicicletta lì e intanto lasciando la bicicletta lì fuori, anche se hanno le vetrate, controlli, la guardia controlla anche un po' per te. E allora puoi prenderti 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora di pausa e fare un break. Non li farò mai 90 km totale di oggi, mai. Questo bordello. Per segnarsi il nome, ma ringraziarmi che sto visitando il loro paese per capire se ci sono stati dei problemi o meno, anche perché mi ha fatto una foto, ho provato ad accendere la GoPro e la GoPro mi ha abbandonato un secondo proprio perché ho la SD piena, quindi la memoria è piena. Sono là dietro, volevo farveli vedere, probabilmente passano e mi salutano magari. Molto 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 gentili, tipo negli Stati Uniti lo facevano spesso, mi fermavano e mi dicevano di stare attento, però non erano così amichevoli. Che mi scortano. Che grandi. Si preoccupano. Tranquilli, non sono in arresto. Tranquilli. Capito, mi stanno scortando. Perché hanno paura magari per questa zona qua. Prima volta che capita. Beh, mi hanno detto che queste zone qua
diciamo che ho visto di peggio, ma diciamo che ho visto anche di meglio. Tutti i motel, gli automotel, quello che erano tutti pieni, tutto pieno. Non so, sembrava che mi guardassero e dicessero no allo straniero. Comunque ho trovato questo che, vabbè, non è il massimo. C'è sto odore poi. Non è sporco, l'odore... Boh. Comunque va benissimo, va benissimo. La signora era gentilissima, questo mi sembra veramente un po' sporchettino, ma non importa. Abbiamo un posto dove dormire, faccio la doccia, mangio qualcosina e dico buonanotte, ciao ciao. Sono over the topper. Sono popper. Topper over. Gli ho chiesto dell'acqua e loro ti portano queste robe qua, quindi non andare. Ok, non so quanto mi vedete, perché poi la luce arriva sempre dall'alto, questo neon che c'è in... Non sopporto più questa luce qua, il neon. Le luci calde, dove sono finite le luci calde? E questo verde acido? Vai fuori di testa con un verde acido così. Comunque, ok, sto impazzendo, però ho mangiato delle uova con del pane e del formaggio che mi ha preparato la signora qua dell'albergo. Albergo. Che mi ha preparato la signora qua. Comunque sì, ho fatto la doccia. Purtroppo sto filmando poco perché sto andando dritto per la mia meta e vedo Città del Guatemala sempre più vicino, quindi... E quindi sto cercando di andare dritto per la mia meta e godermi un po' di più il viaggio, anche perché tutto questo traffico ti manda fuori di testa. Fuori di testa ti manda, fuori di testa. Seconda cosa, mi sembra di essere tornato in Indonesia per un'altra cosa, cioè ci sono i vulcani che eruttano. I vulcani che eruttano, non me lo ricordo, oggi mangiavo cenere e c'era di nuovo la cenere per strada. Infatti mi sembrava strano, ma un botto di cenere, pezzi grossi così di cenere, è incredibile. Quindi stanno eruttando, ci sono i vulcani attivi, un bel casino con i vulcani attivi, un bel casino. Vado a dormire e a versarmi un po' di acqua in qualche modo. Sì, ok, vado, ciao, vado, ciao. Don't leave me.